Diamond, anche lei non parteciperà al lancio. Non è a rete, loaded win. Stacco della macchina, 4 su di una linea, Lafayette Alter, Leymark, Luna Force e al largo di tutti la Florida Cam che insiste. La Florida Cam va su Leymark, tende a prendere una lunghezza di vantaggio all'imbocco della curva. Scende al comando con strappo veemente in 12-9 addirittura. Di fuori c'è Luna Force che va dritta sulla Florida Cam per vedere se Massimiliano Castaldo ha intenzione di mollare. Non è così per adesso. Seconda sotto c'è Leymark, terzo Lafayette Alter. La Florida Cam ha deciso di correre in testa, ma è 27-3 il quarto iniziale, spesa veramente notevole. Si ritrae Luna Force che va a mettersi quarta, di fuori progredisce Liuba Diamond con in scia Loaded Win, chiude Letizia B. Progredisce Liuba Diamond in 600 in 43-3, 34 dopo lo strappo, sposta pure gli Olacar, si butta di dentro invece Letizia B. Liuba Diamond di fuori, man mano recupera terreno e va gradatamente di fianco alla Florida Cam. La Florida arriva a metà gara in rallentamento, ma comunque veloce, 58,4, 31,2 secondo parziale. Liuba Diamond va a coprire Leymark, quindi Lafayette Alter in seconda pariglia, Liolà in terza. L'ultima pariglia è formata da Letizia B e da Loaded Win. 6,50 dal traguardo, la Florida e Liuba Diamond alle prese, il chilometro in 1,13, 29,8 dal palo, sino a metà retta opposta con la Florida Cam che ha di fianco Liuba Diamond, quindi Leymark che adesso ha la destra libera perché ha sbagliato Lafayette Alter, 4,50 dal palo, l'ultima curva con Liuba che insiste, il parziale 29,2, 27,6, 3/4 di miglio, Liuba sta passando sulla Florida, si è liberata Leymark, più indietro progrediscono Loaded Win, Letizia B, 2,50 dal palo con Liuba Diamond in fuga da Leymark, quindi Loaded Win in mezzo alla pista, Letizia B, la retta d'arrivo con Liuba Diamond in vantaggio, Leymark che prova a recuperare terreno, Liuba Diamond. Ancora una di vantaggio su Leymark, al largo di tutti Letizia B, Liuba Diamond continua con una di margine, viene a vincere bene 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 nei confronti di Leymark e Letizia B che finiscono vicine al secondo, 29,4 gli ultimi 4, 1,57,1 il tempo totale nelle immagini, Liuba Diamond che ha sfruttato la grande spesa per di la Florida Cam per passare facile sull'ultima curva e controllare in retta d'arrivo, una e mezza avanti a Leymark che sul palo è stata coperta da Letizia B in una foto stretta per il secondo. La terza di San Siro nel segno di Luba Diamond, Roberto Andreghetti e Eric Bondo, i colori dell'allevamento Diamond.